L'Istituto degli Studi Filosofici e le scuole di alta formazione sono praticamente presenti in tutta Italia e anche in altre città europee. L'avvocato qui nell'intervista ha già detto alcune cose, poi ne parleremo nel corso di questa mattinata. L'istituto nasce per volontà dell'avvocato, grazie anche al suo patrimonio. Chi di voi ha visto e ha studiato e ha letto un po' la figura di Gerardo Marotta sa che praticamente tutto il suo patrimonio è stato investito in quest'istituto. All'inizio pensate che l'Istituto degli Studi Filosofici era casa sua, una bellissima casa, ma quello era l'Istituto degli Studi Filosofici. Poi, volontà di Dio, noi ci siamo stati più volte, abbiamo fatto delle attività come scuola insieme. Dopodiché l'istituto è diventato un centro propulsore di cultura e, come diceva l'avvocato, in realtà è un centro propulsore, lo è ancora, secondo me, di politica. Io questo aspetto qua, poi ne vorrei parlare dopo i saluti istituzionali, perché credo che sia un elemento importantissimo. Quando l'avvocato dice l'istituto, le accademie, così come dovrebbero essere le università, formano la classe dirigente, è un elemento fondamentale e centrale della discussione. Noi abbiamo parlato in alcune classi di Croce, no? Il grande problema che Croce poneva sulla questione della formazione delle classi dirigenti, una borghesia che in qualche modo non riusciva più a formare le classi dirigenti. E purtroppo noi siamo in una fase nella quale la politica assume, soltanto la parola, già un connotato negativo, invece è completamente sbagliato, noi tenteremo stamattina un poco di affrontarlo. Questa mattinata è molto importante perché in realtà è messa insieme un po' alcune realtà, non soltanto del territorio, quindi questa iniziativa è fatta insieme con Immab, qui c'è Ciro Racciolo che saluto e cui do la parola, insieme con il comune di Ercolano, qui c'è il sindaco che salutiamo, Ciro Buonaiuto, insieme con Radio Seani, che sta qui, insieme con l'Istituto per gli Studi Filosofici, ha voluto questa giornata dedicarla interamente all'avvocato Marotta. Se vedete sono decine e decine di iniziative che partono stamattina, ci saranno per tutta la giornata, ma proseguono, e questo però ne parleremo dopo. Io adesso darei la parola a Ciro, che credo, al dottor Cacciola, che è il padrone di casa. Voi siete padroni di casa perché in realtà il MAB, diciamo, è contento di ospitare questa iniziativa, anzi, se ne potessimo fare altre, ne faremmo molto di più. Io vi ringrazio, ringrazio soprattutto il professor Aratro perché è lui che ha insistito nel tenere qui e nel tenere a Ercolano e anche al MAB in particolare questa giornata di riflessione, di studio insieme al professor D'Agostino sulla figura di Marotta. Il problema dell'Europa in questo momento è che il pensiero, diciamo, la discussione pubblica e quindi la discussione, diciamo, del dibattito politico, filosofico, delle idee, diciamo così, come si usava a dire una volta, è fatta solo da quella generazione lì, da quella generazione, da una generazione che guarda caso viene dal post dopoguerra, quindi si forma nel post dopoguerra, quindi diciamo, come dire, è significativo anche questo. E poiché appunto il passo di cui avete ascoltato adesso di Marotta, che poi era una cosa che lui diceva spessissimo nei suoi interventi, cioè che la formazione è la cosa fondamentale, diciamo, di una società civile, la formazione di classe dirigente, lui la preoccupazione che lui aveva, lui era un uomo dell'elite, no? Cioè, si potrebbe dire oggi c'è tutto questo dibattito dell'elite, il popolo. Insomma, tutta questa roba che molto spesso è fuorviante, diciamo così, come se insomma, il problema è che lui si poneva, il problema dell'elite di un paese, cioè, è proprio questo, come si costruisce la classe dirigente di un paese. Quando noi diciamo formazione delle classi dirigenti, significa formare una cultura politica. Queste attività che noi facciamo, non abbiamo, l'abbiamo detto più volte, non abbiamo nessun timore, sono tutte attività politiche, nel senso etimologico, no? Che ha questa parola. Perché la politica ci interessa, perché
No, fa parte di noi, siamo noi stessi e fa parte del nostro futuro, perciò è estremamente importante. Perciò io credo che sia molto importante quando si fanno queste attività che le istituzioni siano presenti effettivamente. Devo dire che noi qui a Ercolano abbiamo trovato terreno fertile, sempre disponibilità, per cui io chiamerei l'avvocato e il sindaco di Ercolano, Ciro Buonaiuto, al 104. Grazie professore, grazie Ciro Cacciola, grazie professor Guido, grazie a tutti quanti voi. La scuola ci trova sempre presenti perché credo che questo sia un po' il nostro lavoro. Investire nella scuola significa fare politica con la P maiuscola, a salvare il mezzogiorno, a salvare le nostre città, non saranno i ragionieri, gli avvocati o i sindaci o i consiglieri comunali, ma saranno gli insegnanti, perché hanno sulle loro spalle un'enorme responsabilità. Loro contribuiscono a formare una generazione intera e pertanto a loro che spetta il compito più arduo, e noi non possiamo fare altro che stargli accanto. Quando penso alle parole del professore Marotta, penso a quello che ha detto Ciro, penso a cosa possa essere la politica, la capacità di formare una classe dirigente alla quale affidare il destino della comunità. Penso che per molti giovani, per me quando ero giovane, questi erano concetti astratti e invece non ci rendiamo conto di quanto siano concreti. Perché quando parliamo di politica non dobbiamo soltanto pensare al buco a terra che non viene chiuso in una strada, dobbiamo pensare che facciamo parte anche noi ad Ercolano, nel mezzogiorno del mondo, e che quindi questi grandi temi, in un modo o in un altro, come la pace nel mondo, producono effetti sul nostro futuro, sul vostro futuro. Il mezzogiorno poi è un mondo a parte, e l'ho detto più volte Marotta, il mezzogiorno è strano, il mezzogiorno è una delle realtà più belle del mondo. Pensate che soltanto Ercolano ha 1.200.000 turisti l'anno, è una delle città con più turisti in Italia, forse tra le 1.000 città con più turisti nel mondo in proporzione agli abitanti. Eppure Ercolano, come tutto il mezzogiorno, c'è una disoccupazione giovanile che è quasi del 70%. Questo ci fa capire che noi abbiamo un problema culturale, e la soluzione a un problema culturale non può essere soltanto l'impegno. La soluzione a un problema culturale si chiama politica. La politica, che non è una parolaccia, la politica significa prendere delle decisioni di carattere generale che possono condizionare il futuro dei nostri figli. E ho provato a chiedermi perché nel mezzogiorno, nonostante ci siano tanti turisti, c'è una disoccupazione così importante. Perché probabilmente la classe dirigente, che sia la politica, che sia la borghesia, che siano gli intellettuali, da qualche parte hanno sbagliato. La politica ha commesso degli errori incredibili negli ultimi 50 anni. Qui in Italia, nel sud, ha pensato più a durare che a fare. Ha pensato che davanti alla disoccupazione giovanile così importante fosse sufficiente creare posti di lavoro per migliorare la comunità, fosse sufficiente creare posti di lavoro per migliorare la nostra città. E invece basta camminare per strada per rendersi conto che è perfettamente il contrario. Dove c'è una disoccupazione così estesa, può creare quanti posti di lavoro vuoi, non colmerai mai la lacuna. E quello che l'impegno politico si trasforma, ahimè, purtroppo, come è stato soprattutto nel sud, in clientelismo e assistenzialismo. La verità, come ha detto Marotta più volte negli ultimi 30 anni, noi prima dobbiamo pensare a come migliorare la comunità e poi il lavoro sarà una conseguenza naturale. Quando parliamo di filosofia si parla di cosa sacra, non è vero. Non è vero, si parla proprio di politica, è quello che dicevamo prima, ci si forma. Perché si è un cittadino attivo, lo dicevamo prima, soltanto se c'è un cittadino che ha senso critico. Che quindi il senso critico dà la possibilità di scegliere. Guardate, io dico un'altra cosa, perché questo possa accadere c'è bisogno di un impegno e di fatica, e l'impegno e fatica è fatto di studio. C'è bisogno di studio. Io avrei paura, ho paura di quanti ci dicono che è tutto facile, non è così, non va così la storia. La storia è diversa, c'è bisogno di studio, di approfondimento, più si studia, più si approfondisce, più si capisce. E soltanto chi studia, approfondisce e capisce poi ha senso critico, e quindi può scegliere, e può scegliere consapevolmente. Noi siamo in una fase di populismi spaventosi, no? In Europa. No. Barriere, muri, noi veniamo da un'esperienza fatta in Palestina che è stata importantissima, ma continua a parlare di alzare il muro. Beh, si abbattono i muri solo se c'è conoscenza dell'altro, e questo avviene attraverso lo studio. Io non credo ci siano altre
altre possibilità. E l'avvocato la notte questo l'aveva ben in mente, perciò andava nei posti più lontani dove nessuno arrivava, per formare lì, per cercare di trovare lì poi le energie, la linfa vitale. E poi arrivava a questo punto così, no? Io devo particolarmente ringraziare, ho un debito di riconoscenza infinito, una volta è stato il mio controllatore alla visita di laurea, ma è sempre presente, così come è stato per tante attività. E mi ricordo quando ci siamo sentiti per questa proposta, lui mi disse: guarda, l'idea mia è quella di parlare delle storie di alta formazione, di vedere un poco l'opera dell'avvocato. E lui mi chiede un titolo che io, quando l'ho scritto, ma incredibile come ha fatto a trovare, perché mi sembra la sintesi dell'avvocato Marotta. Il titolo l'avete letto, io lo voglio citare perché mi ha colpito: con il foro nella menta e mente omaggio Gerardo Marotta. Ecco, se lo dovessi dire, è rapido ragazzi per capirci, qual era la caratteristica a quasi novantenne, qual è la caratteristica proprio umana di una persona a quasi novantenne, perché è morto pochi giorni prima, oggi avrebbe compiuto 90 anni, era questo, era una linfa vitale, era un fuoco. Bastava parlargli, qualcuno con me è stato quando proponimmo il seminario internazionale qui agli studi filosofici, quando parlavi con lui, nel momento in cui proponevi una cosa è come se si accendesse un fuoco nella sua mente e proponeva altre centinaia e centinaia di cose. Quindi io ringrazio particolarmente il professor D'Agostino, a cui passo la parola. Giovane era stato, come lo potremmo definire, da subito uno molto legato all'intellettualità politica del suo tempo. Aveva aveva comunque preso parte ad una importante associazione, iniziativa di quegli anni. All'università si era dato da fare, forse alle volte scavando poi nella vita di una persona si trova anche, lui l'università l'aveva vissuta in maniera antagonista, capito? Quindi mentre l'accademia di allora, come poi è stata a lungo l'università, molto, molto formalista, io lo posso testimoniare proprio, molto gerarchica. Lui invece, insieme agli altri studenti, fonda dei movimenti, delle associazioni, fanno una specie di lezioni libere, cioè tutto quello che oggi voi vi potete vivere in maniera più serena, mi pare, più tranquilla, l'autogestione, quello che sia, lui se l'inventa e fa, partecipa a queste associazioni e movimenti culturali di sinistra, rigorosamente di sinistra, e siccome la vita di questa persona è stata continuamente una vita contro qualcosa, contro qualcuno, perché gli si opponeva, no? Anche in questo caso l'associazione giovanile studentesca suscitò molta gelosia e molta preoccupazione nel Partito Comunista e in Amendola in particolare. È stata una cosa ricordata da Raffaele prima. Lo scontro polemico, culturale e politico riguardava proprio il Mezzogiorno in sé e il suo possibile destino e la sua, in che direzione insomma doveva andare il Mezzogiorno. Secondo il Partito Comunista di allora, sto parlando di Marotta molto giovane, Marotta è classe 1927, quindi queste cose siamo agli anni 50, fine 40, inizio 50. Il PC di allora immaginava che si dovessero concentrare tutte le idee, le iniziative, la stessa prospettiva politica sul Mezzogiorno e sulle sue capacità dal di dentro di rigenerarsi. L'idea invece di questa associazione, c'era per esempio Guido Piegari, che poi è Schwarza alla fine della vita, e di cui Ermanno Re ha scritto da poco un libricino, ma abbastanza reticente, perché chissà perché su questa cosa di Piegari nessuno
vuole parlare. Marotta era molto vicino a Guido Piegato e loro pensavano invece al Mezzogiorno come questione per eccellenza italiana, come questione europea, capito? Vedevano in quella posizione, che aveva le sue ragioni, nella posizione amendoliana, eccetera, una sorta di restringimento, capito, del Mezzogiorno in se stesso, e dunque, per carità, sono posizioni legittime, se, solo che l'una escludeva l'altra, perché appena tu dicevi, ma guarda, Mezzogiorno è una questione italiana, anzi europea, anzi internazionale, bene, Marotta l'ha mantenuto, è vero, questo carattere. Ogni cosa che faceva, ogni filosofo che invitava era per dare questa enorme, questo allargamento, questa espansione, questo fatto. Non considerate Mezzogiorno una specie di casa senza finestre e senza po', dove ammaveri con mamma per uscire. Lui aveva invece l'altra idea. L'ultima osservazione, anche qui, perché vedete, si deve alla fin fine partire da sé, anche quando si vuole ricordare, ma non perché io fossi importante quanto lui, però se non parto da me non riesco nemmeno a dirvi quello. Alla fine qualcuno ha detto, noi siamo ciò che ricordiamo, noi siamo ciò che ricordiamo. Se io non ricordassi nulla, vi parlerei a freddo di Marotta, non avrebbe molto senso. Mi acchiappa, come era suo solito fare. Lui oscillava delle volte, dice, Guido D'Agostino, il più grande storico del Mezzogiorno. Qualche volta invece o non mi guardavo proprio, oppure gli avevo detto qualche cosa che non combaciava con le sue, allora era diventata una schifezza, era meglio tenermi alla larga. Ma invece che stavolta mi acchiappa e dice, sai il Parlamento che cosa mi aveva fatto stesso, mi aveva portato pure a Vienna in queste condizioni. Il suo bagaglio delle volte era nei libri, o cappelli ricambia, o cappotto, lasciato, e io, e me. Mi mettevo come dinna una valigia e mi portavo, improvvisamente ci trovavamo a Vienna. Questa volta mi chiama e dice, senti, il Parlamento italiano ha deciso di fare una cosa, una volta tanto il suo Parlamento, il ruolo degli intellettuali nei confronti del potere e nei confronti della politica. Apriti cielo, lui che pensa? Dice, chi sta, è professore universitario, è assessore, fa la politica, che mo ci combiniamo su piattino, gli facciamo parlare in Parlamento sul ruolo degli intellettuali nei confronti del potere e in particolare del potere politico. Naturalmente io, vedendo insomma in quale trappola mi ero cacciato o ero stato cacciato, me la cavai con una lunga panoramica sul ruolo degli intellettuali dall'umanesimo in avanti. Per Gerardo il momento magico della storia nostra, come sapete, è il Settecento, il secolo dei lumi. Io ho un'idea un po' diversa, soprattutto per Napoli e per il Mezzogiorno, invece penso all'umanesimo, penso al 400, soprattutto aragonese, eccetera. Ma non fa niente, questo forse non me l'ha tanto perdonato, ma non fa niente. E allora facemmo insieme questo discorso lungo nel tempo, vedere come gli intellettuali si erano rapportati al potere. E io ricordo che si era detto, i detentori di potere sono quelli, diciamo, che hanno in mano il bandolo, è vero, della matassa, ma non sono quasi mai circondati dalla stima e dalla, come dire, dal consenso, dalla considerazione, è vero? Qui a Napoli o nel Mezzogiorno, lo sappiamo bene, quando sentite parlare del ceto che comanda, vi diranno tutti, sono tutto mariolo, non servono a niente, eccetera, tutto è uguale. Salvo poi ad avere una tale dipendenza dal potere, no? Dal quale pretendono che gli risolva i problemi anche del... È terribile, guardate, noi viviamo nella schizofrenia più assoluta. E noi allora dicemmo questa cosa,
gli intellettuali non hanno potere ma hanno prestigio. La considerazione verso le persone colte o di grande cultura, vera oppure dimostrata così, perché uno dice mamma Marocano, chi sta a letto 300.000 libri, quindi figuriamo. L'intellettuale ha prestigio ma non ha potere. Il politico ha potere senza prestigio. Il punto era di vedere, capito, in quale momento poteva succedere e quale poteva essere l'interesse del potere di avere attorno a sé intellettuali. Ma vi pare, diventa evidente, se io ho potere ma non ho prestigio, tendo ad assumere accanto a me una figura che ha prestigio e non ha potere. Potere ce l'ho io, però non ho il prestigio. Allora vedevamo l'intellettuale oscillare nei secoli tra una posizione strumentale e servile nei confronti del potere e un'altra posizione che invece di critica del potere. E naturalmente noi eravamo dell'idea che il potere deve essere criticato, non demolito perché uno parte dal pregiudizio che il potere fa schifo e la cultura invece è il non plus ultra del... No, non per questo, ma perché l'intellettuale avrebbe, almeno in teoria, gli strumenti per avere un rapporto che non è servile, che non è demolitorio, perché non ce n'è ragione, uno ha prestigio e non ha potere, l'altro ha potere e non ha prestigio, ma avere e mantenere, a questo punto direi avere e mantenere il fuoco nella mente. L'intellettuale senza fuoco non è intellettuale. Avere il fuoco nella mente vuol dire avere continuamente la curiosità di andare oltre, di andare avanti, di vedere cose diverse, di leggere e di studiare. Certo, non ti devi scimunire, perché sapete che io prima di fare l'assessore alla cultura ho fatto l'assessore alla scuola e girando per tutte le scuole dicevo, rivolto agli insegnanti, non vi fate studiare troppo. Tanto che poi succedeva sempre che loro rimanevano molto male. Non andate a studiare tanto, nel senso che dovete, siete dei disgraziati, nel senso che, perché questo è un applauso proprio, nel senso che la vita è anche, o forse soprattutto quella fuori della classe, quella dovete vedere, per punizione dovete invece scrivere 100 volte con il fuoco nella mente. Ciao a tutti, ciao a tutti. Grazie.